Ah, signori, segnatevela perché FIFA 19 sarà un turbinio di challenge su questa modalità. Segnatevelo adesso. I'm chasing you in the desert. I'm trying to see your steps in the sand. Signori, buongiorno, meglio buonasera, visto che ormai il video li butto fuori alle 10 di sera. Bentornati sul canale del Grinone. In descrizione trovate sempre il link al mio profilo Instagram. Allora, ragazzi, come avevo già anticipato nel video, quello sul gameplay, oggi parliamo di questa modalità House Rules, che non è ancora stata ufficializzata, ma avendola vista nel menu di quella che era la modalità kick-off, ormai possiamo dire al 99,99% che sarà inclusa in FIFA 19. Come vedete dal menu, intanto io mi giro, c'è anche alla fine questa voce Best of Series, però non si sa ancora nulla di quello, per cui anche in quel caso ne parleremo in futuro. Andiamo a leggere la descrizione di House Rules che c'è qui nel menu. Traduco direttamente: scegli fra una varietà di diverse modalità con cui giocare le partite House Rules. Dai tiri dalla distanza ai colpi di testa ai tiri al volo, ogni match avrà delle regole uniche. Per avere maggiori informazioni sulle regole, leggi la descrizione individuale di ogni tipo di match. Cosa significa tutto questo, ragazzi? Questa è una modalità che verrà introdotta in FIFA 19, da quello che sappiamo solamente nel kick-off, che non vuol dire che non ci sarà in foot, ma vuol dire che non sappiamo se sarà anche in Ultimate Team, nella quale potremo andare ad impostare tutta una serie di regole che saranno quelle che andranno poi ad assegnare il punteggio. Molto semplicemente potremmo dire: valgono solamente oppure valgono di più i gol segnati da fuori area, o solo i colpi di testa, o solo i calci da fermo. Per quanto riguarda le opzioni, da quello che si evince dalla descrizione, ci saranno tutta una serie di tipologie già prestabilite, predefinite con delle regole fisse, quindi non sappiamo al momento se potremmo noi andare a mettere quello che vogliamo. Ovvio, se lasciamo libero spazio, libero campo alla fantasia, signori, cioè ce ne sarebbero milioni di regole, infinità veramente. Per cui aspettiamo di vedere novità su questa modalità per capire meglio di cosa si tratta. Vi ricordo, come sempre, che il 4 di agosto usciranno informazioni riguardo Ultimate Team. E poi bisognerà probabilmente aspettare la Gamescom di Colonia. Quindi, ricapitolando un attimo, per poi andare al mio pensiero finale su cos'è sta modalità qua. Ovviamente sembra una cosa carina. Prima di dire bella o brutta, bisognerà sapere effettivamente quali opzioni potremo andare ad impostare, perché se saranno poche, a qualcuno lascerà l'amaro in bocca; se saranno tantissime, potrebbe essere una cosa veramente spaziale. Da parte mia, questo è un po' un tentativo di EA di andare, fra virgolette, a contrastare quelli che sono i giochi del momento, cioè i vari Battle Royale tipo Fortnite, eccetera. È chiaro che non è lo stesso tipo di gioco, però questa modalità House Rules sicuramente non è dedicata ai giocatori competitivi, ma è anzi, secondo me, proprio pensata per il casual gamer, per chi magari non ha voglia di stare sempre online su Ultimate Team, per chi magari non ha voglia di farsi sempre la carriera, o quando un po' ti stufi della carriera e vuoi fare qualcosa di diverso. Pensate a mettervi là con un vostro amico, farvi, non so, due o tre partite, dire: una, vabbè, segniamo solo da fuori, una vale solo il colpo di testa, oppure una facciamo solo il primo tempo, oppure fai partire l'avversario con 3 punti di vantaggio e tu devi recuperare. Insomma, ripeto, le opzioni poi sono infinite. Andando a fantasia, dovremo vedere quello che c'è. Quindi, come al solito, quando parlo di qualcosa di nuovo che ancora non sappiamo come funzioni, non facciamoci troppe aspettative, non facciamoci la testa prima di romperla, aspettiamo di vedere e poi decidiamo. Messa giù così, sembra una cosa, quindi, fatta per chi magari non è l'hardcore gamer di FIFA, che è sempre là, o il pro gamer, eccetera, e quindi dedicata un po' di più al divertimento, diciamo allo svago, a quei mezz'oretta, 20 minuti che ti puoi passare così piuttosto che farti venire il fegato duro su Ultimate Team, e probabilmente pensata anche per i content creator, perché ragazzi, lo sappiamo già che cosa succederà. Ci saranno le challenge più disparate. Ovviamente io non sto parlando male di questa cosa, anzi, secondo me è un'ottima cosa. Quello che succederà probabilmente sulla scena italiana è: aspettiamo di vedere cosa fanno gli inglesi, copiamo quello che fanno loro e siamo a posto.
Io, una volta visto cosa ci sarà, vedrò di se inventarmi qualcosa di carino per voi. Ora nei commenti scatenatevi e fatemi sapere cosa ne pensate, se questa è, secondo voi, dal vostro punto di vista, una novità interessante, un qualcosa che può cambiare il vostro punto di vista su FIFA. Ovviamente iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo video. Tanti mi stanno chiedendo: Fantacalcio, farai o non farai? Probabilmente farò un video unico in generale, perché sennò i miei amici con cui faccio il Fanta, se vi consiglio giocatori a voi, si segnano quelli che voglio prendere, e ora che faccio l'asta, ragazzi, devo andare là col fucile a pallettoni. Quindi mi raccomando, adesso mi aspetto i vostri commenti sotto il video. Noi ci vediamo la prossima volta. Come sempre, ragazzi, qualità. Ciao belli.